Continuiamo il nostro viaggio nel mondo ladino e andiamo a conoscere l'Istituto Ladino della Dolomites a Borca di Cadore e la Federazione dei Ladini del Veneto. L'Istituto è nato nel 2003 per unificare le comunità ladine della Gordino, Cadore, Comelico, Valle del Boite, Val di Zoldo e Centro Cadore. E l'attività che svolge, con purtroppo crescenti difficoltà perché i tempi sono quello che sono, è quella di promuovere, divulgare, unificare, far conoscere, valorizzare la cultura, la parlata di tutte queste valli che hanno ognuna una variante più o meno marcata del ladino dolomitico, ladino bellunese se lo vogliamo chiamare così. Si può partire dalla scuola e ci sono varie scuole con insegnanti più o meno volonterose che si danno da fare tramite il teatro, la musica. Però naturalmente sono tutti insegnamenti un po' extracurricolari, quindi nonostante tutto è difficile mantenerlo in ogni valle. In questo istituto abbiamo prodotto una cinquantina di pubblicazioni in tutte le varianti ladine. L'interesse c'è, ovviamente il pubblico non è quello dei giovanissimi, è quello anche delle persone un po' in età. Per attirare le nuove generazioni, cosa c'è di meglio che ripubblicare un'opera che proprio i giovani hanno letto, di tutte le generazioni in realtà hanno letto? E il Principin che cos'è? Il Principin è la traduzione in ladino ampezzano del Piccolo Principe che ho curato, avevo già cominciato 10 anni fa, poi sospesa, poi ripresa, che abbiamo pubblicato da poco grazie all'intervento di una casa editrice germanica che ha stampato 108 traduzioni diverse del Piccolo Principe in tutte le lingue e dialetti del mondo. Diamo un messaggio ai ladini che ci stanno ascoltando dalle altre valli. L'Ampezzano. Di D'Ampezzo. Io vorrei solo di adutte, de tegni duro, de sina ante, de parce che nosotros stasone in zion de pibiei poste che se, ma se noi da zona frede de prenta adutto l'insieme ca, credo che Riccione veramente ha diventato come una colonia e questo le peccato. Nella splendida Costalta che domina il verde comelico insieme a Lucio Eicher-Clair che è il presidente della Federazione dei Ladini del Veneto. L'associazione è nata negli anni 80 con la prima legge che aveva fatto la Regione Veneto ed era nel 1980 che riconosceva comunque la minoranza ladina presente sul territorio del Veneto. Poi si è perfezionata nel 94 con un'altra legge che ha sostanzialmente riconosciuto anche aree che non erano state riconosciute per la prima volta, quindi ha inglobato a Gordino, Zoldo, Cadore, sia orientale che occidentale, e adesso comunque la federazione raggruppa 10 sezioni che praticamente corrispondono a tutta la parte alta del territorio della provincia di Belluno. Promuovere la cultura su questo territorio vuol dire proprio riconoscere la tradizione, la storia, la similarità di tanti aspetti della lingua, delle tradizioni, di questi legami che ci sono tra valli, perché c'è una differenza di variante per ogni vallata, ma c'è soprattutto similarità nelle costumi e tradizioni, da quella religiosa, quella civile, i carnevali, prendiamo un esempio. Quest'estate non sono mancate iniziative unitarie come la festa del folklore ladino svoltasi a San Vito di Cadore per il decennale delle Dolomiti Patrimonio Mondiale. Da Fodom al Comelico Superiore, passando per San Tommaso Gordino e i vari gruppi che ci sono, soprattutto nella Gordino, è stato veramente un bellissimo incontro. Un riallacciare rapporti antichi con gente che condivide gli stessi problemi della montagna, che condivide lo stesso idioma, però con una riproposizione nuova, recuperando lo spirito antico di questa gente.